che qualcuno più di 22 anni fa ebbe a dire: parlate della mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene. Allora noi siamo proprio qui per continuare a parlarne anche attraverso il contributo dei miei primi ospiti di oggi. Raggiungo con grande piacere Rita Borsellino, buongiorno, buongiorno davvero, e Pierluigi Senatore, caporedattore di Radio Bruno. Ieri sera eravate assieme in uno dei tanti incontri che appunto vede Rita Borsellino davvero consumarsi, mi verrebbe da dire, nei tanti incontri. Esatto. Ma sì, perché veramente seguire l'agenda della signora Borsellino è davvero molto eloquente, insomma, già di per sé, per capire quanto sia l'impegno che dedica alla conoscenza, al contatto diretto con le persone e in modo particolare con i giovani. Ieri sera c'è stato un incontro, questa mattina tra pochissimo sarete protagonisti all'interno di un'altra scuola in provincia di Modena. E allora, insomma, l'attualità di queste cronache, delle quali abbiamo appena sentito parlare, signora Borsellino, davvero ci rimandano a quegli anni che tutte le volte speriamo che siano conclusi, che siano andati. In realtà l'appello che fu di Paolo Borsellino a parlare di mafia è ancora assolutamente attuale. Sì, assolutamente sì. Buongiorno a tutti intanto. Assolutamente sì, è tragicamente attuale questo argomento, ma sta tornando di attualità anche questa escalation di violenza, per ora soltanto parlata. Sì. Perché sono annunci, ma sono molto inquietanti, perché non dimentichiamo che per anni c'è stato una sorta di silenzio, sembrava che la violenza della mafia, delle mafie, fosse una cosa di cui parlare al passato. Oggi torna tragicamente di attualità con una escalation verbale veramente paurosa. Sì. Fa paura perché sembra di rivivere l'atmosfera proprio di quegli anni. Anche a Paolo arrivò la notizia che il tritolo per lui era arrivato, e tragicamente quel tritolo lo fece saltare in aria poi. Infatti proprio negli ultimi giorni ebbe a dire: devo fare in fretta perché il prossimo, non ho più tempo, il prossimo sarò io. Tra l'altro Fabrizio ci riportava anche il dato dei sindaci come tra i primi, principali obiettivi appunto delle minacce mafiose. Verrebbe da aggiungere anche la lunga lista di giornalisti che sono gli stessi che dovrebbero parlare di mafia. Insomma, ci sono proprio degli obiettivi strategici per la mafia, sono coloro che rappresentano le istituzioni oppure che rappresentano la libertà della coscienza e del pensiero. E anche l'informazione, anche l'informazione, non a caso i giornalisti, che sono coloro che con le loro parole rivelano, non dico svelano, ma rivelano questi fatti. E allora fare arrivare un'informazione corretta alla gente è un fatto estremamente pericoloso, perché la mafia non vuole che si parli di sé, non vuole che si parli di sé. Allora la mafia è un'associazione segreta, peraltro, che vive di silenzio e vive nel silenzio. Ogni parola che viene pronunciata in maniera chiara, in maniera vera, nei confronti delle mafie è un'arma importante, perché è una coscienza che si sensibilizza. Esatto, ed è proprio questo il perché, insomma, ogni volta che ce n'è occasione, parlo appunto a Pierluigi Senatore anche in qualità di collega, no, di giornalista, invece bisogna parlare di mafia. Lo hai fatto ieri sera, accompagni Rita Borsellino in questa trasferta modenese, diciamo così. Qual è il senso anche di questo impegno dal tuo punto di vista professionale? Beh, il senso è questo, lo dicevamo ieri sera con Rita: noi dobbiamo ricordare il passato, vivere il presente e costruire il futuro. Questo è il concetto che ci lega. E l'idea appunto è di non dimenticare le lezioni di Paolo, Giovanni, di tantissimi altri magistrati, ma anche degli uomini della scorta che accompagnavano questi magistrati, tutti quelli che hanno comunque dato la vita per un senso dello Stato, un senso preciso dello Stato. E vivere il presente, perché il presente è complicato e quindi con questa lezione lo possiamo migliorare, per dare un futuro più importante. Non a caso con Rita dice di sì agli incontri solo quando ci sono anche le scuole, sì. Perché poi è questo il concetto. Ieri sera hai raccontato questa storia bellissima, quando chiesero a Paolo cosa fare per combattere la mafia, e lui disse: noi arrestiamo i padri, voi dovete educare i figli, sì. Perché è questo l'aspetto. Ogni tanto, lo dicevo ieri sera, così c'è, come dire, la sensazione che forse è inutile quello che si sta facendo. Poi
quando io incontro delle ragazzine come Rita, col suo ottimismo, col suo entusiasmo, dico: oh, sì, ne vale la pena, bisogna continuare, poi vediamo, vediamo cosa accade. Conta anche però questo effetto contagio, no? Positivo, magari uno pensa sempre di essere solo, di essere poco, no? Perché un po' poi anche il filo conduttore di questa non partecipazione che adesso noi leggiamo in Emilia Romagna per forza di cose anche attraverso un allontanamento dalle urne, però il fatto di dire tanto io non posso cambiare nulla, in realtà quando poi ci si trova e ci si guarda faccia a faccia ci si riconosce e allora si comincia a pensare in termini diversi. È verissimo. È proprio un effetto trascinamento, è un effetto fiducia, vorrei dire, perché quando davanti a fatti così enormi, così eclatanti, così misteriosi, ci si sente soli, si tende a richiudersi, ci si sente davvero inermi, inutili, il fatto di trovarsi insieme, di parlarne, nonché di contarsi, perché no, di dire ma allora non sono solo, ma allora ci sono tanti che come me, questo serve soprattutto ai più giovani, che si sentono inadeguati davvero davanti a certe situazioni e che poi invece si accendono di entusiasmo quando si rendono conto che anche le cose piccole o piccolissime messe insieme a tante altre fanno poi la forza vera della consapevolezza. Assolutamente, questa non è retorica ma è assoluta sostanza, perché insomma dobbiamo ricordare che lo stesso Paolo Borsellino, così come Falcone, vennero uccisi proprio perché abbandonati, perché lasciati soli, no? Soli ed esposti, perché furono quasi, ecco, qualcuno tempo fa disse una cosa importantissima che mi è rimasta impressa e che ripeto spesso. Disse: non sono stati loro a fare un passo avanti, siamo stati tutti noi che abbiamo fatto un passo indietro e li abbiamo lasciati isolati in prima fila, e quindi bersagli facili, bersagli quasi predestinati. La signora Borsellino incontra in modo particolare i giovani, ama parlare ai giovani, e Paolo Borsellino ebbe a dire appunto: se i giovani saranno coloro che negheranno il consenso, persino la mafia potrà essere battuta, combattuta. Lei che giovani osserva? E perché si trova così bene con loro? Ma perché io sono prima di tutto madre di famiglia, ero abituata a parlare con i miei figli e con i loro amici, era l'unico, erano i miei interlocutori, o parlavo con la gente semplice che frequentava la mia farmacia in un quartiere popolare di Palermo, e allora so parlare così, è l'unico modo in cui so esprimermi, ed è un linguaggio che ai ragazzi arriva con grande facilità, con grande naturalezza. I ragazzi non vogliono paroloni e non vogliono discorsi vuoti, anzi si infastidiscono davanti a questo. I ragazzi vogliono parole che rispecchino la realtà e parole semplici che possano arrivare a tutti. Io ricordo una volta un ragazzino, fra l'altro, era di una scuola media, che mi disse: lei mi piace perché non parla il politichese, questi termini che sono stati coniati e che sono così, perché è importante entrare in sintonia con l'altro, parlare il suo linguaggio. Ecco perché io sono forse l'unica folle che vado a incontrare persino i bambini nelle scuole materne, perché non è mai troppo presto per cominciare, e perché ai bambini basta semplicemente parlare il loro linguaggio per proporgli anche argomenti difficili, argomenti importanti. Eh sì, perché semplicità non vuol dire superficialità, no, assolutamente, anzi, no. Fanno le domande più difficili. Qualche volta è molto più difficile parlare o rispondere alle domande dei bambini che non a quelle degli adulti, è proprio così. È vero, è vero. Pierluigi, però questo tema del linguaggio, anche per noi giornalisti, è un tema vero, importante, perché scegliere il linguaggio giusto, quello che davvero raggiunge le persone, è anche un compito, un dovere, anche per chi appunto ha questo mestiere di grande, grande responsabilità. Farsi capire conta più di, insomma, esporre la propria competenza, far notare la propria cultura, insomma, è proprio un dovere per noi. Sì, è un dovere, è una responsabilità. Il grosso problema nel raccontare le mafie, la criminalità organizzata, è che spesso si danno per scontato alcune cose e non spieghiamo in realtà come stanno le cose. E poi tendiamo, per una serie di motivi, gli spazi, i tempi, eccetera, a generalizzare o banalizzare. Quando parliamo della strage di Via D'Amelio parliamo di Paolo Borsellino e gli uomini della scorta. Gli uomini della scorta avevano un nome, erano persone, avevano sogni, ce li dimentichiamo, è una cosa generica. Quindi il linguaggio deve essere preciso, non possiamo, quando si parla di mafia si intende solo quella siciliana ha un nome che è Cosa Nostra, poi esiste l'Andrangheta, alla quale bisogna stare particolarmente attenti, esistono
tante mafie. Dobbiamo cercare anche di modificare il nostro linguaggio e soprattutto essere preparati su questo che sarà il grande tema sul quale battersi in futuro. Sì, sì, sì. Tra l'altro non bisogna dare per scontato anche la conoscenza del fenomeno mafioso, perché questo sta cambiando, no? Così come cambiano i tempi. Noi siamo in Emilia-Romagna, ci stiamo davvero spendendo in tutti i modi possibili e immaginabili per far comprendere come appunto il tema delle infiltrazioni mafiose al nord sia un dato di fatto ormai. Quindi insomma parlare di mafia significa restare insomma sempre un po' vigili, capire, comprendere anche le nuove dinamiche, soprattutto in tempi di crisi, tra l'altro. Sì, ma vede, non è soltanto parlare di mafia, del fenomeno, ma anche parlare dei fatti accaduti 20 anni fa. Io prima, 22 anni fa, io prima quando andavo nelle scuole agli inizi parlavo di fatti che erano oggetti di cronaca ancora. Sì. Tutti sapevano cos'era successo e grosso modo sapevano di cosa si parlava. Oggi non bisogna dare per scontato che tutti sappiano, perché sono passati 22 anni ed è quasi un miracolo che ci si ricordi ancora in maniera così viva e così forte di queste persone e di questi fatti. Allora è necessario che anche gli incontri nelle scuole, per esempio, non accadano così all'improvviso, ma che ci sia un percorso di preparazione, di sensibilizzazione, che i ragazzi arrivino in grado di recepire poi il messaggio e di poterlo quindi elaborare. Questo è un fatto fondamentale, perché l'incontro nella scuola fatto soltanto per compiacere o compiacersi spesso è assolutamente negativo, perché, ripeto, resta un momento quasi di spettacolo ed è un'altra cosa. Se veramente vogliamo educare, dobbiamo partire da basi assolutamente concrete, e io devo dire che la scuola in questi anni ha fatto un lavoro straordinario. Se questa memoria è ancora viva è merito della scuola che in maniera continuata, non occasionale o emozionale come molto spesso succede anche per l'informazione in generale, ma la scuola si è assunta il compito, che nessuno le aveva dato peraltro, si è assunta il compito di mantenere viva questa memoria, e lo fa continuativamente, ogni 5 anni si ricomincia da capo, e la scuola l'ha fatto, e questo è veramente un grande merito. E i risultati di oggi di giovani particolarmente attenti e sensibili a questi argomenti, contrariamente a quanto normalmente si generalizza, si dice ai ragazzi, no, i ragazzi vogliono ascoltare argomenti che li tocchino, che li interessino, che li sensibilizzino, e vogliono soprattutto che se ne parli in un certo modo, senza esagerare, vorrei dire. Sì, sì, no, poi anche con un contatto diretto, e credo appunto che la presenza... Il contatto diretto, lo stabilire un rapporto di fiducia, di comunicazione proprio con i giovani, è un fatto straordinariamente importante e devo dire molto gratificante. Io se ancora continuo, nonostante l'età, nonostante la stanchezza e nonostante le delusioni, qualche volta tenderebbero a riportarti alle chiusure iniziali, sono spinta da loro a continuare, perché mi rendo conto che ne sentono il bisogno, e allora mi chiedo che diritto ho io di chiudermi in una stanza perché sono stanca o perché voglio piangermi addosso. Se c'è bisogno di questo messaggio e io lo porto da testimone, quindi, che poi non vado a raccontare quello che è accaduto, ripeto, presuppongo che ci sia stato qualcuno che l'abbia fatto nella fase di preparazione, ma quella proprio di vivere queste situazioni nel presente, elaborarle per poterle poi proiettare nel futuro, dare a questi ragazzi gli strumenti per poter costruire un futuro diverso di cui loro sono necessariamente protagonisti. Esatto, poi hanno una chiave meravigliosa i giovani, che è questa empatia, questa capacità di interiorizzare anche le emozioni e le verità che vengono raccontate. Ed è importante far sì che i ragazzi si rendano conto che lì non si va a raccontare quello che è accaduto da un'altra parte, quello che c'è in un altro posto, quello che interessa, come qualcuno pensa, soltanto alcune persone o alcuni luoghi, ma dare loro gli strumenti per riconoscere il pericolo, il rischio, la presenza reale delle attività mafiose. Se cercano Don Totò con la coppola e la lupara non lo trovano, su questo non ci sono dubbi, ma se cercano l'economia drogata, se cercano anche la politica drogata, quella devono avere gli strumenti per poterla riconoscere, e quindi bisogna anche seguire quella che lei giustamente chiamava l'evoluzione o l'involuzione, secondo qualche punto di vista, del fenomeno mafioso, che è cambiato profondamente, e soprattutto è cambiato profondamente dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio. C'è una cosa che mi ha colpito tanto e della quale lo
ammetto, sono venuta veramente a conoscenza di recente. L'ultima lettera scritta da Paolo Borsellino alle 5 del mattino, sì, di quel 19 luglio, appena 12 ore prima appunto che il tritolo esplodesse in via D'Amelio, era una lettera rivolta ad una preside, ad un preside di un istituto, per la quale insomma c'era stato un accordo di un incontro, poi saltato per appunto gli impegni di Paolo Borsellino, che appunto si stavano intensificando e aggravando anche in termini di preoccupazioni per lo stesso magistrato. Insomma, lui si svegliava alle 5 del mattino dicendo appunto per fregare il mondo con due ore di anticipo. Esatto. E in questa ultima giornata, di una giornata tra l'altro che intendeva dedicare al proprio tempo, lui ha scritto ad una preside, insomma, dando insomma risposte, impegnandosi anche in parole, in spiegazioni rispetto al proprio impegno, al proprio ruolo, la magistratura, insomma, sì. Questa è una cosa che mi ha colpito tanto. Ha colpito anche me, e credo che colpisca tanti. Sì. Un particolare di cui parlavamo ieri sera, fra l'altro, ma sì, che io cito spesso, perché cerco quasi che qualcuno mi aiuti a capire, che qualcuno mi aiuti a spiegare qualcosa di troppo difficile, perché quello che dobbiamo, a parte era un liceo di Padova e quella che scriveva era una ragazza, Paolo pensava fosse una professoressa, era una studentessa che io poi ho conosciuto peraltro, molto arrabbiata perché Paolo aveva mancato questo appuntamento, non considerando che Paolo non aveva più poi comunicato con loro perché subito dopo era morto Giovanni Falcone. Esatto. Quindi parliamo di una lettera arrivata nel mese di maggio o i primi di giugno, ma era la fine di maggio quando gli arrivò la lettera di questa professoressa, tra virgolette. Ed era quindi una lettera che stava sul suo tavolo ormai da un paio di mesi, ma di più, era una lettera che prima di settembre non aveva ragione, non poteva essere recapitata perché la scuola era chiusa. E io mi chiedo perché quella mattina prende proprio quella lettera. Il tavolo di Paolo era ingombro di carte, lo abbiamo poi trovato così, ma abbiamo trovato delle carte su cui doveva lavorare persino nella sua borsa. Quindi aveva tanto da fare. La mattina alle 5 sarebbe stato più logico che prendeva un fascicolo e cominciava a studiarselo, ci lavorasse sopra. Invece prende quella lettera e risponde a quella lettera con delle riflessioni profonde che sono rimaste un po' il suo testamento spirituale, davvero. Non arriva neanche a finirla quella lettera, sì, risponde ai primi tre punti, lui è sempre meticoloso, 1, 2, 3, poi scrive 4, mette una parentesi, poi arriva una telefonata, abbiamo saputo poi, ricostruito dopo, era la telefonata del suo capo, il procuratore Giammanco, una telefonata non tranquilla perché Paolo reagisce in maniera molto forte, lo testimoniano i suoi familiari, e la lettera resta lì. Perché Paolo scrive proprio quella lettera quel giorno, sapendo, ripeto, che prima di settembre lui sapeva della sua morte, lui diceva quando mi ammazzeranno, non sapeva il giorno naturalmente né il modo, ma sapeva il mio tempo non mi basta più, sapeva che stava per succedere. Il suo pensiero va a questi ragazzi, non vuole lasciarli senza risposta probabilmente, quindi prende quella proprio perché non sa quanto tempo ha a disposizione e se potrà farlo più. Le do un altro particolare che non riguarda questa lettera ma il suo rapporto con gli studenti. Dopo l'uccisione di Giovanni Falcone, noi sappiamo come Paolo è colpito dolorosamente dalla morte di Giovanni, ma anche come viene investito da una serie di impegni, il bisogno di far presto perché vuole arrivare a un certo punto. Ecco, in quei giorni così frenetici in cui non aveva tempo più per nessuno e soprattutto per sé, gli arriva una richiesta di una scuola media di Palermo, una terza media di una scuola di Palermo. Uno dei ragazzini era figlio di una persona che conosceva vagamente Paolo. Questi ragazzi gli chiedono di andare a scuola e di parlare con loro di quello che era accaduto. Paolo lascia tutto e va a fare questo incontro. E il 4 di giugno, le scuole chiuderanno il giorno dopo, Paolo va a fare questo incontro in quella scuola media, in una terza media, quindi non magari ragazzi grandi con cui fare discorsi, ragionamenti. Sì. Bambini, poco più che bambini. Io ho incontrato quei ragazzi, li ho incontrati perché quella scuola ha fatto una cosa bellissima, dopo 10 anni ha recuperato, ritrovato parecchi di questi ragazzi e li ha fatti incontrare con la terza media di quell'anno, mettendoli a confronto senza altre parole, erano loro che si confrontavano tra loro.
E la cosa bellissima è che questi ragazzi non sapevano di dover fare questa operazione, erano stati chiamati a scuola e chi aveva potuto era andato. Vedere come davanti a quei bambini che li riempivano di domande, tiravano fuori da dentro emozioni che forse non avevano mai analizzato, che forse avevano chiuso in un cassetto conservato perché erano troppo difficili, è stata un'esperienza straordinaria che mi ha anche molto motivato nel continuare questa mia attività, perché mi ha fatto rendere conto di quanto importanti siano certi messaggi per i ragazzi, che anche se sul momento non si rendono conto. Un ragazzo diceva, quella mattina ero un po' seccato perché volevo andare al mare, era quasi vacanza, e andare a sentire questo giudice era una cosa pesante, ma via via che parlava entravo in quella situazione, in quell'argomento, in quelle emozioni che mi schiacciavano e ho capito che dovevo esserci anch'io. Insomma, penso a quanto sia importante in questo momento in modo particolare aggrapparci a questi splendidi, io spero non ultimi, esempi davvero di responsabilità civile, perché questo è un tempo che davvero ha bisogno dei Falcone, dei Borsellino. Sì, ha bisogno di ognuno di noi che sia responsabile. Sì, esatto, è proprio così. Pierluigi, volevo sottolineare come Rita Borsellino ha di fatto aperto una rassegna, Ne vale la pena, 2014, che è segna un po' anche la continuità, no, di questo messaggio, di questo impegno anche civile. Ci saranno prossimi incontri proprio con personalità che insomma riusciranno a sollevare in noi qualcosa, no? Ma sì, l'idea della rassegna di Ne vale la pena è una rassegna cornice all'interno della quale mettiamo molti appuntamenti, molti di questi sono temi legati, io non dico alla legalità, alla giustizia, sì, che sono due cose diverse, certo. E con Rita abbiamo parlato di giustizia. In realtà l'idea è quella di discutere della nostra società, dare una sorta di chiavi di lettura della società per cercare di costruire un futuro migliore. Quindi con Rita l'incontro di ieri sera, prossimamente avremo un incontro con Emanuele Lugli, che è un ricercatore modenese che adesso insegna in Inghilterra, è un cervello di ritorno in questo caso, che torna a noi, parleremo con lui, poi avremo tanti altri ospiti. Con la rassegna di Ne vale la pena siamo già a una quarantina di ospiti ospitati, scusate il gioco di parole, poi il prossimo anno ne avremo tanti altri, ma voi ci seguite sempre con attenzione, quindi chi segue TRC sa dove siamo. Volevo solo aggiungere una cosa velocissima, sempre legata al tema della comunicazione. Dobbiamo imparare anche noi alcune cose. Quando si parla ad esempio della trattativa, non è più una presunta, una cosiddetta trattativa, esiste una sentenza, la trattativa c'è stata. Dopodiché valutiamo quale tipo di reato è stato effettuato e da chi. Sì. Altra cosa importante, che non dobbiamo lasciare soli nessuno, ci sono delle cose, dei segnali importanti. Credo che quello che ha dato ieri il Consiglio Comunale di Modena di concedere la cittadinanza onoraria a Nino Di Matteo, che è uno dei magistrati della trattativa in prima linea, sia importante. Però attenzione, non dobbiamo focalizzare l'attenzione solo sul Nino Di Matteo di turno. Dietro, davanti lui, in prima linea ce ne sono tanti altri, quindi dobbiamo cercare di cominciare a leggere tra le righe, perché non possiamo delegare tutto alla magistratura, alle forze dell'ordine, lo diceva Rita prima, e deve essere un impegno collettivo. Assolutamente, delegare, non è più il tempo di delegare, questo qua, assolutamente, semmai c'è stato un tempo per farlo. Questo non c'è stato un tempo, ma è stato fatto molto spesso. Sì, e forse insomma adesso occorre riparare a quel male. Insomma, le chiedo un'ultima considerazione, chi sono, se ci sono oggi, i Falcone e i Borsellino, un messaggio di speranza da parte sua? Io dico sempre ai ragazzi che ognuno, se lo vuole, può essere Falcone e Borsellino, se assume consapevolezza di sé, consapevolezza della situazione, della società, e se svolge il suo ruolo, qualunque esso sia. Ogni ruolo è importante, la società è fatta di, come un mosaico, di tante piccole tessere, ognuno ha ognuno ha un posto ben preciso, se manca lascia un buco nero che turba tutta l'opera d'arte, l'armonia dell'opera d'arte. Ognuno nella società deve svolgere il proprio ruolo, deve essere al suo posto e in armonia con gli altri, altrimenti lascia un buco nero di cui tutta la società soffre. Insomma, è un tutto che in questo caso non generalizza, non annulla, ma anzi valorizza ciascuna parte. Io ringrazio davvero tanto Rita Borsellino e Pierluigi Senatore per averci dato modo e occasione nel poco tempo che abbiamo strappato ai vostri tanti impegni, e davvero ancora grazie che insomma abbiamo avuto per farlo. Davvero. Grazie a voi. Una buona giornata, grazie davvero. Grazie. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, poi andiamo avanti.